vedo delle rovine laggiù. Aspetta, vado a controllare. Allora, Victor, viaggi ancora molto ultimamente? Ci provo. Preferisco trovare lavori lontano dal computer. Ne parlavo con Nathan. Il nostro settore si sta spostando sempre più su internet. Ora ci sono 10 modi per disfarsi di merce che scorta. Sì, certo, ma preferisco parlare ai clienti di persona, guardandoli in giro. E non puoi farlo chattando con un tizio sconosciuto che si fa chiamare Super Antiquario 37. Allora? Ah, niente di che. Forza, di marcia. Alla nostra fortuna, quante probabilità abbiamo che il vulcano erutti ora? Zero, è inattivo. È la prima cosa che ho controllato quando abbiamo deciso di cercare un vulcano. Oltre a dove noleggiare la jeep più economica. Sally, mi stai dicendo che hai davvero svolto delle ricerche? Non puoi essere sempre tu il sapientone. Salire la collina. Andata. Ti prego, ragazzo, solo non farci cadere. Ehi, senti, sono un conto. Resta al centro. Si fa presto a parlare quando guida. No! Tranquilli, va tutto bene. Santo cielo. Sempre più in alto. Piano. Andiamo troppo piano. Più trazione. Mi è entrato del fango in bocca. Ho capito. Ok, ci sto prendendo la mano. Ok, tenetevi forte! Davanti così. La mia povera schiena! Di pneumatici. Uno è passato da qui. Ehi, lassù, sulla collina. Sembra una torre. Ora si ragiona. Ehi, Victor, di che parlavi con il tizio dell'autonoleggio? Ah, tuo fratello voleva un fuoristrada con Verricello. Hai tirato fuori i soldi per il Verricello, ma hai risparmiato sulle sospensioni. Importante, siamo sullo sterrato. Può piovere, può esserci fango. Vano! Sì.
Nathan, tu pensi che Avery, Duke e altri grandi pirati abbiano messo insieme i loro tesori e li abbiano portati a proteggersi? Avevano le autorità britanniche addosso? Già, magari lui ha aiutato gli altri a nascondersi. Ha chiaramente un debole per i nascondimenti. E su! E giù! Apprezzo il tentativo. Scivoloso. Qui serve un piano B. Controlliamo la torre. Vengo anch'io. È messa bene, se consideri che ha centinaia di anni. Sì, queste rovine devono essere dell'epoca di Avery. Sam, guarda. È il sigillo di Christopher Condit, capitano della Fiery Dragon. Faceva base in Madagascar ai tempi di Avery. Quindi Avery avrebbe reclutato capitani pirata per usarli come vedette. Non ha senso. No, infatti. Forse ogni capitano era responsabile di una torre e forniva uomini per presidiarla. Ad ogni modo, questa non è l'ultima tappa del nostro viaggio. Legato qualcosa all'albero. Perché non usi il verricello che hai pagato a peso d'oro per tirare su l'auto? Giusto, non ci avevo proprio pensato quando l'ho noleggiata. Chi l'ha noleggiata? Grandi progetti per questo verricello. Ora dovrebbe funzionare.
Tanto, eh? È più ripida di quanto sembri. Tutti pronti? Dai, prova. Parte. Piano. Piano. Ah, visto, Sally? Bel ricello. Valeva la pena. È solo una collina. Non ha ancora giustificato la spesa. Per ora no. Ma ha vinto una battaglia. Festeggerò alla fine della guerra. Tieni gli occhi, signore. Wow. Spettacolare. Fate a immaginare. Siete pirati di successo. Siete fino a sfuggire all'oppressione del governo. Oh, poveri perseguitati. Loro volevano solo ammazzare e saccheggiare in pace. No, no. Dovevano vivere come uomini liberi. Beh, se cerchi un posto in cui nasconderti dalla società, questa mi sembra un'ottima scelta. Ma quanto diavolo è lontano questo vulcano? Abbi pazienza, Victor. Pensa come sono arrivati qui i pirati. Sono partiti da lì. Hanno raggiunto il Brasile e riattraversato l'Atlantico fino al Sudafrica. E ce l'hanno fatta usando carta, mappe e guardando solo le stelle. Ehi, stai parlando con uno che è stato in marina. Devo dire che per noi è stato facile. A me sembra comunque troppo lontano. Ah, da un'occhiata qui. Oh, merda, ferma, ferma! Li vedo. Aspetta. Cosa abbiamo? Soldati, cercano qualcosa. Sono di Nadine? Già. Figli di puttana. Sembra abbiano trovato un avamposto coloniale. Quello sbagliato, vero? Questa è la buona notizia. Quindi ce n'è una cattiva. Quella è l'unica strada che porta al vulcano. Merda. Ma siamo in vantaggio. Che vuoi fare, Nathan? Fidatevi di me. Di risorse. Se fossi io il capo, questa missione durerebbe la metà. Visto che l'ultima volta che hai maneggiato esplosivi stavi per far esplodere un'intera strada, sono contento. Ma che... Uccidi! Occhi la sua testa! Thank you.
ho persi. Detacciamo l'area, forza! Ehi! Bel lavoro, ragazzi! Sembrano finiti. Dato qui decine di uomini. Per trovare il tesoro gli basterà procedere per tentativi. Pirati hanno risparmiato sulle infrastrutture. E ora come ne usciamo? Comodo, vero? Non ero contrario al berricello, ero contrario a pagarlo una fortuna. Sally, quanto sei in confidenza con Nadine? Perché? Pensavo che magari potresti contattarla e convincerla a ritirare i suoi uomini. Come no? Se le diamo una fetta maggiore di reddito. No, lei non lavora così, è una di quei mercenari che pretendono il pagamento anticipato. Rafe è in una posizione... Guardate, Shoreline. Già, sembrano fare sul serio. E sono terribilmente vicini al vulcano. Pensavo la stessa cosa, e se avessero già trovato il tesoro? Beh, stanno battendo a tappeto la zona, se lo avessero trovato avrebbero interrotto le ricerche. Sì, sì, hai ragione. Ehi, Sam. Posso chiederti come trascorrevi il tempo in prigione? Leggevo più che altro. C'era una guardia. A fargli da carpena. Ti portava dei libri in calabria. Quali? Di storia. Qualunque cosa riguardasse Avery e gli altri. Sai, caso fosse uscito. Giusto. Libri a parte, facevo flessioni. E riflettevo parecchio. Nient'altro. Sam, se ne è amico di un secondino, perché non l'hai sfruttato per contattarci? Ci ho provato. Mi ha chiesto di spedire una lettera al mio fermo posto. Mai ricevuta? Perché il direttore l'ha trovata. Mi ha testato davvero per me. E non ho mai più visto la guardia. Cazzo. Ma mi sono rifatto quando il direttore si è uccellato a casa. Ma non è andata come mi aspettavo. Sai, ora che ci penso, ho fatto qualche affare con Alcazar decine di anni fa, prima ancora di conoscere voi due. Ah, sì? E sei ancora vivo? Beh, all'epoca non era un pezzo grosso. Stava ancora scalando le gerarchie criminali. Procurai al suo capo alcune xilografie trafugate dal Giappone. Era un appassionato dell'epoca Shogun. Alcazar fece da intermediario. Che tipo era? Cordiale a parole ma deciso, come se fosse pronto a esplodere alla minima provocazione. Beh, non è cambiato molto allora. Presi i soldi e tagliai la corda. Allora, tirate in terra. Wow! La Shoreline ha trovato qualcosa. Rallenta. Certo.
Scusa, dicevi? Ah, giusto. Allora, un pirata è in treno. Oddio, sentiamo. E ha un volante incastrato nei pantaloni. Ok. E questa gli chiede: ehi, che ti ha ficcato lì quel volante? E il pirata risponde: non lo so, ma mi sta facendo girare le palle. Le palle. Non costringermi a farti scendere. Thank you.
occhi aperti. Piano, ragazzo. Guardate, ragazzi. Cos'è? Puoi vedere quasi tutta King's Bay. Già, guarda, là c'è la città. E la valle del fiume. E di ritrovarmi in una cella di isolamento. Mi sembra di vivere un sogno. Sam? No, non ho niente senso di colpa. Dicevo solo... prendiamo il tesoro. Certo. Allora? Come stai? Sono ancora vivo. Grazie per essere venuto con noi e anche per aver contrattato con il tizio dell'autonoleggio. Figurati, dannazione. Non posso negare di essermi divertito come un pazzo. Anche io. Vedo un'altra torre dopo la collina. Uomini della shoreline? Non saprei. Ah, a quanto pare siamo arrivati per primi. Diamo un'occhiata in giro e ripartiamo. Ponte levatoio? Molto medievale. Beh, se costruisci un ponte levatoio significa che vuoi tenere la gente alla larga. O vuoi proteggere qualcosa. Un altro sigillo. Allora, conosci? Sì, sì. Anne Bonny. Navigava nei Caraibi. Pensavo fosse morta in galera. O almeno è quello che viene raccontato. Sì, come no. Avery deve aver invitato anche lei. Nathan, guarda questo. Le scale sono rotte, la manovella è inaccessibile. Provo a cercare qualcosa su cui salire. Ugh!
ragazzi, appena oltre il ponte c'è una torre enorme, più grande delle altre. Bingo. Sam, consegna tre casi. Ok. Tutto bene? Sì. Ce la fai? Mm-hmm. Ok, a tra poco. Avvicino l'auto. Non scomodatevi, eh? Ci penso io. Sì, beh, la domanda è una sola. Sai com'è? Stai andando bene, ragazzo. Fermo, fermo, Shoreline in arrivo. Un colpo d'avvertimento. Uccideteli a vista. Uscite, forza! Vi prometto una morte rapida. Occhi aperti. Qui è pieno di possibili nascondigli. Riproviamo. Perfetto. Ugh.
grossa torre sul vulcano. Nostra avventura sta per finire. Avery ha speso per le torri, poteva mettere una ringhiera. Valeva la pena tentare. Darò un'occhiata. Dimmi un po', quanto devi ad Alcazar? La metà. La metà di cosa? Beh, ti ho parlato solo del colpo alla gamba. Che vale 400 milioni. Esatto, la teoria di Nathan Corretta dove sono andato. Avresti dovuto parlargli di 200.000 dollari. Mai dire i propri soldi in reale. A dire vero non pensavo di diventare il suo socio. Siamo pronti. Si va. Siamo su uno scivolo. Ha! Sono stato meglio! Tiraci fuori, ragazzo! Reggetevi! Padre Maria, prima di grazie al Signore. Tu sei benedetta. Andiamo! Sappiamo! Bene, divertente, no? Sì, bene, parlerò con il mio strizzacervelli. Perché hai uno strizzacervelli? No, ma dopo questa mi servirà! Andiamo, non fatene una tragedia! Avevo tutto sotto controllo. Bene, aggrappatevi. Forse dovremmo scendere, ragazzo. Ora, troviamo il modo di entrare. Andiamo a prenderci il tesoro. Da qui non si passa. Sam, dammi una mano. Sì. Vediamo cosa abbiamo qui.
dietro sembra esserci qualcosa. Sam? Sì. Diamoci dentro. Al diavolo. È murata? Bene, diamo un'occhiata. Attento con quella roba, ragazzo. Attenzione! Va per te. Felice. Per lui la posta in gioco è alta. Magnifico. Ma non vedo tesori. Ehi, ragazzi! Arriviamo! Vieni a vedere. Ah, San Disma. Chi si rivede? Allora, cosa abbiamo? Altri sigilli. Qui c'è il buon Avery. Thomas Thieu. E questo è... Questo è di Adam Baldridge. Qui c'è Joseph Farrell. E questo è Richard Mott. Capitani pirata. Forse la tua teoria del fondo comune dei pirati non era così assurda. Bene, quindi... Dimmi, qual è il trucco stavolta? Dobbiamo premere un pulsante? Tirare? Forse un braccio o... Proviamo. Forza, ragazzi. Quando avrete finito di molestare il povero San Disma, c'è qualcosa che dovreste vedere. Il trapezoide è chiaramente il vulcano. La corona è King's Bay. Questa è una mappa, signori. Victor, sei un fottuto genio. Nate? Un genio. Sì, sì. Quindi se noi siamo qui, questa torre corrisponde al sigillo di Avery. Ok, allora gli altri sigilli... Devono essere le torri dell'epoca di Avery. Beh, insomma... Torri. Ehi, Victor. Eh? Non hai iniziato a fumare sigarette, vero? A quanto pare non siamo i primi. Attenti, esplode! State giù! Siamo sorpresi! Mi ha ricevuto. Thank you.
riusciti? Beh, lo spero. Tu stai bene? Sì, sì, bene. Sam? Sì, sono qui. Ehi, che fai? Cerco confermi a un sospetto. Merda. Guardate qui. Avevano capito tutto delle torri. Luoghi, sigilli, strutture. E adesso? Adesso? Siamo fregati, ok? Perché siamo in tre e loro chissà in quanti saranno. E sono in vantaggio. Sì, ma non hanno ancora scoperto la torre giusta. Che culo, Nathan, neanche noi. Invece sì. Guardate, è un po' consumato. Lì corrisponde. Sei sicuro? Perché potrebbe essere anche questa. Ad ogni modo, meglio 2 che 12. Bene, io vado in questa torre. Tu e Sally andate all'altra. No. Ormai gli uomini di Rafe le avranno occupate tutte. Esatto, quindi se vogliamo recuperare lo svantaggio, dobbiamo dividerci. No, Sam, aspetta un attimo, ok? Ha ragione. Sono alle estremità opposte di Kings Bay. Se ti imbatti in quei buffoni della shoreline ci chiami, intesi? Ci si vede. Dai, Nate, muoviamoci. Sì. Di follia. Questo è poco ma sicuro.